Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News. Questa è l'edizione Milano. Vediamo subito i nostri titoli. Il Comune di Milano dichiara guerra allo smog e lo fa con un appello alle istituzioni come Regione Lombardia per aprire un tavolo di discussione. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'aria. Se Milan e Inter confermeranno di puntare su un impianto fuori Milano, non è esclusa la vendita di San Siro, la conferma del sindaco Sala che ammette. Gli interessi ci sono. Il governo si batterà in Europa per una ridefinizione della PAC, a dirlo il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a Milano per un incontro con il presidente Fontana. E dopo la crisi tra Abbiategrasso e Moribondo, il problema degli insediamenti illegali di nomadi è arrivato ad Ozero. Nell'ultimo mese l'ex centro commerciale è sgomberato dai vigili. A Milano oltre 1.300 attività hanno chiuso negli ultimi 5 anni, è una situazione difficile per i negozi di vicinato, il Comune stanzia 15 milioni per aiutarli. C'è ancora l'inquinamento in primo piano nel dibattito politico a Milano e con questa notizia apriamo la pagina dedicata al tema dello smog con la richiesta avanzata dal Comune di Milano proprio di avviare un tavolo di lavoro interistituzionale coinvolgendo in primis Regione Lombardia, l'obiettivo trovare le giuste contromisure. Sentiamo. Il Comune di Milano dichiara guerra allo smog e lo fa facendo un appello alle varie istituzioni come Regione Lombardia di aprire un tavolo di discussione in cui mettere in campo delle politiche utili a migliorare la qualità dell'aria in città. Chiediamo di istituire un tavolo di lavoro che sia tale in cui sia Regione Lombardia che Comune di Milano che città metropolitana insieme rivedano quelle che sono le azioni per affrontare questa emergenza. Siamo alla metà di febbraio e abbiamo già avuto 21 giorni o 22 giorni di sforamento dei limiti, quindi è evidente che dobbiamo avere misure più restrittive, azioni più efficaci e per farlo però un comune da solo, per quanto grande e importante qual è il Comune di Milano, non ce la può fare se non istituiamo un tavolo di lavoro reale con tecnici di tutte le parti, oltre che con la politica, che lavorino alla revisione di tutte le azioni oggi in campo. Non è uno scaricabarile dire noi abbiamo bisogno assolutamente di metterci a un tavolo e possibilmente scevro da ideologie e ragionare su azioni che oggi non ci sono. Il Comune tra le proposte schiera la riduzione del move-in, il dispositivo che permette alle auto diesel di circolare con un numero preciso di ingressi in città, dire basta agli incentivi per chi compra auto e pensare ad una formula per introdurre le domeniche a piedi. Noi riduciamo il move-in dentro nel Comune di Milano e se dopo tutto all'intorno c'è un traffico illimitato, perché in realtà il move-in a livello regionale praticamente non pone limiti, forse io credo che la cosa veramente seria e la più importante di tutte è che o noi capiamo che gli investimenti strutturali della nostra regione devono essere fatti sul trasporto pubblico su ferro e non su infrastrutture stradali e trasporto su gomma, non ne verremo fuori. Siamo in una fase di studio ovviamente per capire come spalmare, fare una sperimentazione di luoghi in cui a macchia di leopardo organizzare delle domeniche a piedi e quindi questa sarebbe già un'azione strutturale, non emergenziale, è un ragionamento che stiamo facendo. Ovviamente poi ci sono i temi invece dell'emergenza e di come l'affronti e in quei casi cercare di capire quali sono le azioni, perché anche qui di nuovo, cioè non è che basta dire usiamo meno la legna in questi giorni, noi le biomasse a Milano non le vogliamo più usare, abbiamo avuto un ricorso, hanno vinto chi ha fatto ricorso contro di noi, avevamo nel nostro regolamento dell'aria il divieto di usare biomasse sia nelle pizzerie che per i riscaldamenti delle case, ovviamente avendo perso dobbiamo fare abbozzare, ma io credo che anche in questo Regione Lombardia dovrebbe ragionare, nel senso che se la biomassa in una valle di montagna ci può stare, in un centro urbano non ci può stare. Nervi tesi proprio sul tema dell'inquinamento nelle ultime ore tra il Comune di Milano e Regione Lombardia con lo scambio a distanza tra il sindaco Sala e il presidente Fontana. Sentiamo cosa è successo.
E botta e risposta tra Beppe Sala e Attilio Fontana, al centro la questione dell'inquinamento della città di Milano. Ad iniziare era stato negli scorsi giorni il presidente di Regione Lombardia, che aveva giudicato inutili le misure antitraffico che il comune di Milano vuole mettere in atto per ridurre lo smog cittadino, come ad esempio l'istituzione di una ZTL allargata per il quadrilatero della Moda. Meno di 24 ore e arriva la risposta del sindaco di Milano, che accusa Regione Lombardia di non stare facendo niente per migliorare la situazione. Un esempio per Sala, la gestione di Trenord. Si parla del terzo mandato per i governatori, scherza Sala con la stampa. Di questo passo gliene servono 8 per mettere a posto Trenord o fare qualcosa sul trasporto pubblico. Hanno una velocità veramente da bradipo nel migliorare le cose. La controrisposta di Fontana arriva subito in mattinata. Il presidente di Regione Lombardia risponde prima su Trenord e ricorda a Sala che negli ultimi 10 anni l'Italia ha avuto ministri di centrosinistra che non hanno ammodernato le reti ferroviarie, tanti protocolli d'intesa sottoscritti, commenta Fontana, ma nulla di concreto. Il governatore torna poi sul tema del clima, elencando i provvedimenti presi da Regione Lombardia, che negli anni è riuscita ad abbassare del 40% la diffusione di sostanze inquinanti nell'aria. Servono interventi di sistema, sottolinea Fontana, più che la chiusura del centro storico o di qualche via. Noi stiamo facendo molto e raggiungeremo l'obiettivo. Certamente non possiamo chiudere le aziende e gli allevamenti, anzi li stiamo aiutando con importanti risorse per innovarsi anche dal punto di vista ambientale e tecnologico. E visto che non c'è due senza tre, il sindaco Sala affida ai social la sua controrisposta. Parole, 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 scrive il primo cittadino in un post. Da Regione Lombardia solo parole sul trasporto pubblico. Da decenni hanno pensato solo a fare grandi strade, come la Brebemi, sempre vuota, e non hanno migliorato il TPL. Chi utilizza Trenord, conclude Sala, lo sa bene. Chi dice il contrario forse non l'ha mai utilizzata. La cronaca adesso: i vigili del fuoco di Milano sono intervenuti questa mattina a Rozzano. Stiamo vedendo le immagini per un incendio scoppiato all'interno della parrocchia dei Santi Monica Agostino in via Montegrappa. Le fiamme hanno avvolto il tetto della chiesa, interessato tra l'altro nell'ultimo periodo da lavori di ristrutturazione. Sul posto 3 squadre provenienti dalle sedi di via Sardegna e via Messina. I soccorritori sono stati a lungo al lavoro per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura interessata. Queste le immagini dell'intervento. Voltiamo pagina. Nel sud Milano il problema dell'insediamento abusivo di nomadi. Dopo i casi registrati in alcuni comuni come Abbiategrasso e Morimondo, nell'ultimo mese il problema ha riguardato da vicino Ozero. Vediamo la situazione. Dopo la crisi fra Abbiategrasso e Morimondo in autunno, il problema degli insediamenti illegali di nomadi è giunto nell'ultimo mese nella vicina Ozero. Situazioni che si sono verificate più volte nelle ultime settimane e sempre nello stesso sito. Le roulotte si sono sempre stanziate infatti nell'area dell'ex centro commerciale Vivo sulla 494. Utilizzando le normative a disposizione dei comuni, la polizia locale di Ozero è sempre riuscita per ora a far sgomberare l'area, ma il problema generale però persiste. Il problema nomadi è un problema purtroppo annoso. Diciamo che non ricordo bene la data, ma credo nel 2018 siamo arrivati a fare 26 ordinanze in un solo anno per lo sgombero dei nomadi. Un problema da noi sempre affrontato in maniera molto tempestiva, anche grazie all'aiuto del territorio che ha sempre segnalato l'arrivo dei nomadi ancora prima che potessero appoggiare i piedi delle roulotte a terra, in modo che si potesse impedire di dare a loro tempo 48 ore per rimuovere le roulotte e tutta la mercanzia varia. Detto ciò, il problema è tornato dopo anni. Sembrava che fosse eliminato, perché avevamo risolto il problema nello specifico nel punto dove si andavano a stazionare più di frequente, chiudendo l'area con dei New Jersey e delle catene. Quindi risolto il problema lì, pensavamo di fatto di averlo originato sul territorio. La settimana scorsa è ritornato all'improvviso
nell'area antistante l'ex centro commerciale Vivo, ma la tempestività dell'intervento della polizia locale ha fatto sì che non siano riusciti neanche a posizionarsi all'interno del parcheggio e se ne siano andati immediatamente. L'insediamento di nomadi mette in luce anche un altro aspetto non di poco conto, cioè cosa fare dei centri commerciali o di grandi strutture una volta che queste vengono dismesse. Non a caso il primo cittadino di Ozero ha chiesto interventi anche alla proprietà per quest'area. Poi l'ultimo bilancio di Ozero ha previsto 15.000 euro per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza proprio per questioni di sicurezza e ordine pubblico. Detto ciò, il problema rimane, probabilmente torneranno e l'obiettivo nostro sarà quello di cercare di convincere la proprietà a chiudere anche quel parcheggio, in modo che, limitando le zone in cui i nomadi possano stanziarsi, cerchiamo in qualche modo di allontanare il problema dal territorio. Torniamo a Milano ad occuparci della lunga telenovela sul futuro dello stadio di San Siro. Una possibile vendita non è da escludere, la conferma è arrivata proprio dal sindaco Sala. Lo stadio di San Siro potrebbe essere messo in vendita, lo ha dichiarato in mattinata il sindaco di Milano Beppe Sala, tornando sulle sue parole di qualche giorno fa, in cui aveva già ipotizzato una possibile vendita del Meazza nel momento in cui le squadre di Inter e Milan scegliessero di spostarsi fuori da Milano. Al momento la pista battuta dal club rossonero sarebbe quella di un nuovo impianto a San Donato, dove la società ha anche già acquistato l'area dove sorgerebbe l'impianto. Per il club nero-azzurro l'ipotesi più probabile sembrerebbe essere quella indirizzata verso Rozzano. E così Sala, che fino ad una settimana fa aveva dimostrato più fiducia annunciando di non voler perdere le speranze e cercando in tutti i modi di far rimanere a San Siro Inter e Milan, ora il primo cittadino sembra doversi inevitabilmente scontrare con la realtà. È chiaro che io non vorrei mai arrivare a venderlo, però è evidente che noi oggi abbiamo un vincolo che è un contratto d'affitto fino a giugno del 2030, ma se le squadre veramente decidessero di andare via e se ce lo comunicassero formalmente che ormai loro sono su un altro orizzonte, io non posso rischiare di creare un danno erariale e arrivare all'ultimo momento e forse trovare un compratore. In realtà gli interessi in San Siro ci sono e ci sono sempre stati, ma è chiaro che sono tutte cose che oggi io tengo nel cassetto perché non vorrei mai arrivare a doverlo vendere a qualcun altro. L'ipotesi di una vendita del Meazza segna così un altro capitolo dell'ormai infinita vicenda legata allo stadio di San Siro. Inoltre, secondo il sindaco Sala, nella vendita dell'impianto sarebbe anche compresa l'area circostante. Potremmo arricchire ovviamente, oltre al valore dello stadio, anche l'area, perché ci sono dei diritti volumetrici allegati che sono quelli previsti, nulla di più dal PGT, quindi potrebbe essere anche in quel caso una soluzione. C'è un caso che sta facendo discutere a Milano, l'Università Bocconi, dove alcuni studenti sono stati sospesi per alcuni commenti offensivi su una particolare iniziativa di creare bagni accessibili a tutti. Sentiamo di cosa si tratta. Sospesi per 6 mesi dalla Bocconi, 3 ragazzi che hanno scritto online commenti offensivi sui bagni gender neutral, non riservati quindi a maschio o femmine, ma accessibili a tutti. Uno di loro sarebbe stato sospeso solo perché taggato in uno dei commenti incriminati. Il provvedimento ha fatto scoppiare le polemiche sulla censura. I messaggi erano apparsi sotto al post della web TV della Bocconi, che citava appunto l'attivazione di questo nuovo bagno. A segnalare l'accaduto è stato uno studente transgender che si era battuto per i bagni per tutti. Si era poi sfogato sui social scrivendo che sarebbe stato necessario intervenire contro commenti che deridevano e insultavano le persone transgender e quelle con disabilità. La decisione della commissione è stata quindi quella di procedere con la sospensione. Il provvedimento sarà inserito nei fascicoli personali, comunicato agli uffici interessati e spiegato alla commissione di laurea in sede della discussione della tesi. L'Università Bocconi ha detto che si trattava di commenti contenenti allusioni sessuali e contenuti provocatori e offensivi. L'istituto ha applicato quanto previsto dal codice di onore che tutti gli studenti sottoscrivono al momento dell'iscrizione. Il testo dei messaggi è stato pubblicato sulla pagina Instagram Proletario Bocconiano. Qui va avanti la polemica tra chi critica la censura definendo i messaggi di cattivo gusto ma non lesivi e chi difende invece la decisione presa dall'Ateneo Milanese.
E torniamo ad occuparci anche della battaglia portata avanti nell'ultimo periodo dagli agricoltori, questo perché nelle scorse ore a Milano era presente il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha spiegato come sarà impegno del governo battersi a livello europeo per ridefinire la PAC. Il governo si batterà in Europa per una ridefinizione della PAC, quindi una ridefinizione degli ecoschemi, cioè le specifiche misure di sostenibilità ambientale destinate agli agricoltori volte a tutelare clima, ambiente e benessere degli animali. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a Milano, per un incontro con il presidente della regione, Attilio Fontana, e l'assessore regionale all'agricoltura, Alessandro Beduschi. Il ministro ha illustrato le strategie per rispondere alla domanda di cambiamento venuta dalle manifestazioni dei trattori di questi giorni, partendo da una ridefinizione della PAC. La PAC è stata programmata prima dell'arrivo del nostro governo, era condizionata da vicende legate alla sostenibilità ambientale che partivano da fondamenti ideologici più che da analisi di quelle che potevano essere le capacità di relazione con il sistema produttivo della nostra nazione, ma mi sembra da quello che emerge di tutta Europa. Ma noi pensiamo adesso agli agricoltori italiani, quindi abbiamo creato tavoli tecnici per rivedere, perché si può fare, la PAC. Chiederemo di ragionare anche sulla ripartizione dei fondi, perché sugli ecoschemi a nostro avviso c'è un eccesso di risorse e molto meno su l'accoppiato, che è la possibilità di indirizzare alcune di produzione, di difendere alcune produzioni che a oggi possono essere meno redditizie, ma che invece sono per la sovranità alimentare e per la garanzia di sicurezza alimentare, che è l'altro elemento in questo mondo che viene sottovalutato dall'Europa, perché altre nazioni si stanno organizzando per creare catene alimentari certe anche in momenti contingenti di conflitto. L'Europa deve ripensare la sua dimensione. Si è vissuto di certezze, eravamo certi che non avremmo perso la nostra libertà se non commettevamo crimini, e la pandemia ci ha insegnato che può accadere. Eravamo certi che le guerre fossero lontane dai nostri confini e ce le siamo trovate alle porte. Eravamo certi che ridurre la produzione energetica ed appaltarla ad altri ci mettesse in garanzia di pagarla meno e ci siamo trovati a pagarla di più. Siamo oggi certi di avere un sistema alimentare che riducendo la produzione interna ci garantisca in prospettiva garantiti da altre nazioni, ma io credo che tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi ci metta in condizione di pensare che non è certo nulla e che bisogna essere consapevoli dei rischi e anche al contrario delle potenzialità di un popolo come il nostro, che produce qualità, e quando produci qualità produci anche valore sui mercati internazionali se sai promuoverti. Altro settore in difficoltà è quello delle piccole attività e negozi di vicinato, 1300 chiusi negli ultimi 5 anni a Milano, si punta su alcuni contributi, per la precisione 15 milioni di euro. Sentiamo. A Milano sono 1.364 i negozi che tra il 2018 e il 2023 hanno cessato definitivamente la loro attività, 143 addirittura solo nell'ultimo anno. Una situazione difficile per le attività di vicinato che, secondo i dati elaborati da Confcommercio, stanno vivendo un periodo abbastanza duro, con il rischio di una sempre più effettiva desertificazione commerciale, soprattutto in alcune zone della città. Del problema se ne è parlato durante la giornata di apertura del Forum dell'Economia Urbana, una 3 giorni ricca di eventi per parlare delle realtà dei negozi di vicinato. Sicuramente i negozi di vicinato vivono un momento complicato, che però è un settore fondamentale, perché è un settore identitario, è un settore che crea un senso di appartenenza, di comunità, di radicamento nel quartiere. Attraverso queste attività commerciali, artigianali, si rende un servizio alla cittadinanza e si rende anche veramente quel senso di appartenenza. Quindi noi cerchiamo con questo forum di accendere un faro su un tema che è così cruciale e importante come l'economia di prossimità, ma anche di ragionare insieme di soluzioni possibili. Una è sicuramente economica, cioè 15 milioni che metteremo nei prossimi 3 anni per sostenere queste attività, ma poi tantissime altre idee che da queste giornate di forum emergeranno.
Il piano triennale del Comune di Milano da 15 milioni punta così sull'apertura di nuovi bandi per il commercio, sulla riqualificazione dei 21 mercati comunali coperti e sul rilancio dei distretti urbani del commercio. Un sostegno per 3 anni a far nascere e anche a supportare la crescita iniziale di attività di vicinato, di quartiere, soprattutto in quei quartieri più periferici della città, quindi andando a combattere una desertificazione commerciale. Però poi ci sono anche tante proposte e tante idee, di cui molte emergeranno dai panel. E così tra i motivi principali di questa desertificazione commerciale vi è sicuramente l'aumento degli acquisti online, cresciuti nell'ultimo anno del 12%, ma non è l'unico motivo. Sicuramente c'è un tema dovuto anche alle guerre, alla pandemia, al Covid, di innalzamento dei costi, costi delle materie prime, costi dell'energia, costi del gas. In una città, o perlomeno nelle grandi città come è appunto Milano, anche i costi degli affitti, perché no? Il tema della mobilità è un tema della logistica che si deve assolutamente affrontare. Poi c'è la grande concorrenza dell'e-commerce, che però, se gestita nel modo corretto, può essere un'opportunità in realtà per continuare a dare la propria offerta, il proprio servizio. I temi della politica, perché il Partito Democratico ha un nuovo coordinatore per la zona dell'Est Ticino. Sentiamo. Luca Rondena, consigliere comunale a Magenta, è il nuovo coordinatore del Partito Democratico per l'Est Ticino. Sarà lui a soprassedere all'attività dei circoli e a preparare il centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative ed europee. I direttivi e gli eletti dei circoli del Partito Democratico di tutta la città metropolitana di Milano si sono riuniti per eleggere infatti i nuovi coordinatori delle zone che, d'intesa con la segreteria e la direzione milanese, rappresentano il livello di indirizzo e coordinamento dell'iniziativa politica. I circoli PD dell'Est Ticino, 25 comuni dell'area del Magentino abbiatense, hanno eletto all'unanimità Luca Rondena, già segretario del PD a Magenta dal 2018 al 2023. L'Est Ticino è un territorio ampio, con comuni diversi, e tanti di questi comuni tra l'altro andranno al voto a giugno insieme alle europee. Il mio impegno come nuovo coordinatore di zona è quello di sostenere l'attività dei circoli, di promuovere un migliore coordinamento, soprattutto su molte sfide che non riguardano solo un comune, ma sono appunto sfide sovralocali. L'impegno di Rondena si concentrerà su temi cruciali e sovracomunali come la sanità, la mobilità, le scuole e le infrastrutture, fino alle sfide importanti per la vita delle comunità dell'Est Ticino. Quello che il nuovo coordinatore vuole sottolineare è il fatto che, oltre alla questione delle elezioni amministrative ed europee, il Partito Democratico vuole presentarsi come attivo e presente al servizio del bene comune. Tante questioni sono oggi appannaggio di Regione Lombardia, del centrodestra, e i problemi li vediamo tutti, dal tema della salute al tema delle case popolari gestite da ALER. Ci sono bisogni ai quali è necessario costruire delle risposte di territorio. Il nostro impegno sarà dare voce ai cittadini, dare sostegno a quelli che sono i circoli e sono gli eletti nelle istituzioni. È necessario che ci sia un cambiamento, infatti la proposta che portiamo avanti è quella di un nuovo territorio, perché un altro Est Ticino è possibile, un Est Ticino dove le persone siano ascoltate, dove ci sia un intervento sul tema della cura, sul tema dei giovani, sul tema anche dell'ambiente. Sappiamo che le sfide sono molte, siamo pronti a scendere in campo, a rilanciare un'attività del partito, a partire appunto da quelle che sono le sfide per le amministrazioni locali. Torniamo a Milano, nuovi orari per la nuova linea M4 con un prolungamento oltre la mezzanotte. Da lunedì 16 febbraio avrà gli stessi orari delle altre linee metropolitane di Milano e la sera sarà aperta fino a mezzanotte e mezzo per tutta la settimana. Stiamo parlando della nuovissima linea blu, la M4, che fino ad oggi sta viaggiando durante la settimana con orario ridotto la sera. È solo una piccola novità che si va ad aggiungere ai test necessari e obbligatori per l'apertura di tutta la linea che da Linate, attualmente già inaugurata e funzionante, porterà dall'altra parte della città con la fermata capolinea San Cristoforo. L'apertura in toto della linea, aveva dichiarato Sala, si aggirerebbe intorno a fine settembre o comunque entro l'autunno di quest'anno. I test partiranno a marzo e sono previste alcune giornate di chiusura della linea, che sarà sostituita da un bus che avrà circa la stessa frequenza. Le giornate di test che possono essere svolti
Solo in assenza di passeggeri si svolgeranno l'8 e il 10 marzo e il 4 e il 10 aprile. A quel punto la M4 sarà pronta su tutta la linea. Al momento sono aperte le 8 stazioni di San Babila, Tricolore, Dateo, Susa, Argonne, Forlanini, Repetti e Linate. Da quando è stata aperta, sulla linea blu hanno viaggiato oltre 7 milioni di passeggeri. La stazione più utilizzata, come hanno spiegato da ATM, la società che gestisce il trasporto pubblico a Milano, è quella di San Babila, con una media di 18.000 passeggeri al giorno. Seguono Linate e Argonne. Ed è tutto con questa notizia. Adesso il meteo. Noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.